abbiamo parlato di spread, quindi adesso dimostreremo come lo spread viene usato dal cartello finanziario speculativo per far cadere un governo democraticamente eletto. Abbiamo visto prima Berlusconi che addirittura oggi appoggia Draghi, che è il suo carnefice, cioè quelli che l'hanno ridotto oggi veramente ad essere irrilevante politicamente e quindi da uomo da giardinetto con Dudù, mentre era il Presidente del Consiglio dell'ultimo governo democraticamente eletto in Italia. Guardiamo che cosa succede in queste 10 slide. Questo è il Bilderberg Meeting, questo è un incontro annuale dei membri dell'alta finanza speculativa. Si sono riuniti a St. Moritz dal 9 al 12 giugno del 2011, quando Berlusconi era ancora Presidente del Consiglio. Andiamo avanti, vediamo nella seconda slide chi erano i membri del direttivo di questo gruppo, quindi chi è che lo ha organizzato. Vediamo i potentati bancari che in quel periodo stavano effettuando le manovre speculative sul mercato italiano. Quindi c'è il presidente della Deutsche Bank, il presidente della Goldman Sachs che hanno indotto la crisi dello spread sui mercati, c'è il presidente della Banca Centrale Europea che manderà la lettera al governo Berlusconi, quella lettera che è stata definita un golpe addirittura da Tremonti che era un suo ministro, e insieme a loro c'era un politico italiano, cioè politico, all'epoca era il rettore della Bocconi di Milano, che è Mario Monti. Era con loro 3 mesi prima della sua investitura alla presidenza del Consiglio in Italia. Vediamo come agirono queste banche sui mercati, quindi le banche presiedute da quegli uomini che vediamo in rosso. Un attimo, questa è un'altra slide che dimostra che Mario Monti a ottobre del 2011 era anche il presidente europeo della Commissione Trilaterale di Rockefeller, sempre insieme al presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet. Quindi andiamo avanti, questo dimostra i legami fortissimi che c'era tra quello che definivano il rettore della Bocconi di Milano e quei potentati finanziari che stavano inducendo la crisi sui mercati. Ecco qui, a luglio del 2011, dopo quella riunione, su Repubblica si domandano come mai la Deutsche Bank ci sbatte all'inferno riducendo dell'88% l'investimento nei titoli pubblici, mentre la stessa banca diffondeva rapporti lusinghieri sui medesimi. Poi scopriremo perché lo hanno fatto. Andiamo avanti. C'è un'altra slide che ci dimostra che invece la Goldman Sachs fece la stessa cosa nel medesimo periodo. Vediamo Milano Finanza, crisi, Goldman Sachs ha innescato le vendite di BTP. Vi ricordo che la Goldman Sachs è la banca dalla quale proviene Mario Monti, Romano Prodi e Mario Draghi. Andiamo avanti con la prossima slide e vedremo invece il ruolo della Banca Centrale Europea nell'inviare una lettera al governo Berlusconi. Una lettera che vedremo nella prossima slide, una lettera al governo Berlusconi in cui chiede delle misure inapplicabili e di grossa macelleria sociale. Quindi fate fuori i lavoratori, i popoli, ma portate assolutamente acqua alla finanza speculativa. Questa è la lettera che, come dicevo, stesso Tremonti ha definito un golpe. Andiamo avanti velocemente. Addirittura il senatore Garavaglia, senatore del governo Berlusconi, ha detto che la BCE andò in commissione bilancio a dire o appoggiate il governo Monti o noi non compriamo i vostri titoli. Questa è una denuncia gravissima perché gli ispettori della Banca Centrale Europea andarono a minacciare un esponente di un governo democraticamente eletto: o comprate i nostri titoli o appoggiate un governo che noi vi proponiamo o non compriamo più i vostri titoli e vi mandiamo in fallimento. Ed infatti l'operato di queste 3 banche causò la crisi dello spread sui mercati e quella crisi dello spread portò al governo Monti, che era il quarto uomo nel direttivo con loro di quella riunione della finanza speculativa. Merkel addirittura poi a ottobre chiamò Giorgio Napolitano e gli chiese di fare tutto il possibile per sostituire Berlusconi, questo lo scrive il Wall Street Journal. Andiamo avanti, che cosa accade subito dopo? Che poi a novembre, quindi un mese dopo questa telefonata della Merkel, ci fu il G20 a Cannes, dove la Merkel addirittura nelle stanze del G20 voleva costringere Berlusconi ad accettare l'aiuto del Fondo Monetario Internazionale e Berlusconi rifiutò. E Zapatero, il primo ministro spagnolo, nel suo libro ha dichiarato che in quelle stanze Berlusconi fu minacciato. E stessa cosa che ha detto Geithner, infatti questo vediamo articolo del Fatto Quotidiano. Geithner era il ministro del tesoro americano che ha confessato che chiamarono addirittura in America per appoggiare quello che loro definiscono un vero e proprio golpe contro Silvio Berlusconi. Tutto questo si consumò e come fecero cambiare idea a Berlusconi? Andiamo nella slide successiva, adesso vediamo l'attacco congiunto, quindi un attacco sui mercati per causare la crisi dello spread e poi attacchi personali. Sentenza del lodo Mondadori, condannato il gruppo Fininvest, guardate la data, il tempismo perfetto, 9 luglio 2011, Mediaset crolla in borsa nello stesso
nello stesso arco temporale. Ancora andiamo avanti nell'altra slide, Mediaset mai così in basso, sempre in quel periodo. Quindi creano la crisi sui mercati, fanno crollare il titolo di Berlusconi, che viene minacciato al G20, torna dal G20 Berlusconi e lascia la presidenza di l'ultimo consiglio democraticamente eletto. E qui poi scende in campo Draghi, invece, per salvare l'euro, subito dopo con il rifinanziamento e le misure della Banca Centrale Europea. Poteva farle prima per salvare il governo Berlusconi, invece ha fatto crollare con i suoi amici il governo democraticamente eletto per imporre al governo Mario Monti, presidente europeo della Commissione Trilaterale di Rockefeller, membro del direttivo del gruppo Bilderberg di Rockefeller e membro della Commissione Attali per il rilancio della Francia, che è il nostro maggior competitor. Questo è stato il golpe del 2011.